Sono le 5.48, mi trovo a Vicenza e oggi devo prendere la macchina. Dirigermi verso Bologna, sono circa 150 km, dovrei metterci un'oretta e mezza. Arrivare al parcheggio, lasciare la macchina, prendere la navetta, arrivare in aeroporto, prendere l'aereo, volare un'ora e 45, arrivati a Barcellona, noleggiare una macchina, dirigermi verso il circuito di Aragon, auto, pass e pass tuo personale. E siamo arrivati al circuito. Dopo 3 anni e 1 mese siamo ancora qui. Un pelo più brutti? Un pelo. Parecchi più brutti. A proposito di peli, a tutti e due sono cresciuti in faccia. Stiamo parlando sempre di peli e non di barba. Stesso paese, stesso campionato, ma pista diversa. Eravamo ad Albacete, siamo ad Argo. Sono arrivato giusto in tempo per fare la track walk. Il problema è che sono giusto 5 km. Cos'è cambiato da 3 anni fa? Una moto, prima era Speed Up, adesso è Kalex. I motori, prima erano CBR, adesso sono Triumph. Le gomme, la pista. Io ho un canale YouTube adesso, seguitemi. A differenza della scorsa volta, questo weekend non saranno solo prove libere, perché questo weekend avremo al sabato le qualifiche e alla domenica 2 gare. E stiamo parlando del Moto2 Mondiale Junior. E la giornata finisce tra i canti della pit lane. Da oggi inizia il vero weekend. Il pilota. Vai. Pronto per le qualifiche. Orario sveglia 8.40. Il primo pasto della giornata. Cosa mangia un pilota a colazione? La briochina. Di solito mangio una tostada. Prendiamo la macchina. Si parte. Il tempo non è di migliori oggi. Fa freddo e la gomma davanti non si scalda. La temperatura è di 18 gradi. E inizia a piovere. Contento? Delizioso. Ma più forte sul bagnato? No. Una buona notizia. Il bilico del team MMR. Ah, qua dentro c'è l'ufficio? Entriamo in ufficio. È come le casette della montagna. Beh, di sicuro non si può dire che non sei ordinato. No, per scherzare. Saluto. Bella raga. È un baranzo lui. È un baranzo. Box del team. Gomme, sospensioni. Inizia il riscaldamento per il pilota. AirPods alle orecchie. Aerobica per Tommy. È proprio brutto da vedere. Ma poi si riscalda in jeans. E anche quest'anno prova a spingere il camion, che mi sa che non riesce a spostarlo. Urta. Se tiene sto tempo ci spariamo 2 gomme nuove stamattina posteriori. A me basta che per oggi pomeriggio ci sia una coppia. Tecnicismi. È ora di cambiarsi. Tutti i soldi che produce. Buchi. Avevo bisogno di un po' di freedom dopo l'operazione. Allungamento del pene per Tommy. In realtà era una frenuloplastica, ma mi piace pensare che abbia fatto altro. Pilota vestito e pronto per le qualifiche. Si entra ai box. Anche la moto è in riscaldamento. Qual è l'obiettivo delle qualifiche? Per come si è messi adesso è per forza stare dentro le 2 file. E il top serve fare la prima fila. Cinque minuti e inizio qualifiche. Non è male, all'ultima curva, da quando attacco il gas, c'è una vibrazione della Madonna sul posteriore. Ogni volta entrano quelli in pieno. Cioè, è contata per fare 8 giri. E quindi quanto fa con un litro? Qui le moto non consumano chilometri a litro, ma grammi. E queste, per fare un giro, consumano 600 grammi di benzina. Questo turno, te che hai fatto schifo? No, in realtà a pari conduzione di ieri mattina sono 8-6 decimi più forte. Più che altro c'è stato tanto traffico. Ho fatto un giro solo libero. E adesso la smontate tutto nuovamente? Viene spogliata. Ogni turno. Viene scarenata. Controllato tutti i livelli. Ogni turno viene fatta manutenzione. La batteria di una Moto2 sembra una supposta. È mezzogiorno, è l'ora di pranzare. Il pranzo di un pilota. Dov'è il pilota? Riso in bianco. No, il sale così. Vuoi assaggiarlo? Non lo salano loro, eh. Riso in bianco e Coca Zero. Io invece aspetto il cibo. È ora di cambiarsi di nuovo. Pensi di fare che come hai fatto stamattina o di dare un po' di gas? Devi fare un P6. P6 prima a farlo. P6 è fattibile. Vediamo. Senti Simon solo che c'è colare. Tutto pronto per la Q2. 3 minuti alla partenza. Pronti per uscire. Eccoli. Tommy vuole uscire per primo, così da non avere traffico davanti. Il problema è che prima esci e più hai le gomme fredde. Per questo turno provo ad andare a bordo pista. Il mezzo. Adesso scopriremo in che posizione
parte domani mattina. Hai fatto un 4 qualcosa? 4-3. È buono? È buono, però abbiamo un sacco di problemi con il costruttore nuovo perché spinge troppo davanti. Ho rischiato 1000 volte di cadere. Partenza di domani, Marcon, settimo. Sono 4-3. Quindi sei andato a 4 centesimi dal tuo obiettivo giornaliero. Cosa ne pensi? Che non va bene. E quindi? Quindi... te che hai fatto schifo come al solito. Era iper ottimistico togliere un secondo. Max, cosa ne pensi? Di sto insemenio. Questi due teste di cazzo con gli... Beh, vi vuole venite bene a correre per MMR. Per vedere come fustighiamo i piloti dopo i turni, seguiteci, aggiungeteci su Instagram. Usiamo catene, pignoni, chiavi inglesi, roventi. Dopo vi mostriamo le schiene dei piloti dopo i turni come le riduciamo. Team manager contento dei suoi piloti. Queste sono le moto ogni volta che finiscono un turno. Assurdo. Questa non ha neanche più il motore. Ore 20:42. Questi per me sono gli ultimi momenti di serenità, perché poi da quando mi sveglio inizia pressione e tutto quanto. Il tormento della gara. E adesso? Adesso invece serenità. Mangiamo. Questa qui è l'hospitality, dove pranziamo e ceniamo ogni giorno. Il menù di questa sera, chissà cosa c'è scritto. La cena del sabato sera. Pilota, cosa hai preso? Alette di pollo, patate al forno e pasta. Ti manca la verdura. Non posso mangiare verdura tanto weekend di gara. Una cena non del tutto fantastica, ma comunque commestibile. Ore 22 di sabato sera. Ci apprestiamo ad andare in camera. Il pilota pronto per la sua sessione di TikTok. Vediamo qual è il primo video che mi appare in home. Curiosità. Durante l'eiaculazione, il liquido che algoritmo particolare, Tommy. Io invece penso che continuerò il mio Better Call Saul. E come farò? Con i wifi dell'hotel, rimanendo protetto con NordVPN. Il servizio migliore per rimanere protetti da tutte le insidie intorno a noi. Basta fare un click e sono dentro ad una bolla, al sicuro da virus e link dannosi. Come ho fatto per questo viaggio? Posso utilizzare NordVPN per collegarmi dalla Spagna all'Italia per guardare tutti i contenuti italiani? Magari mi collego dall'altra parte del mondo per vedere serie TV e film che da noi non trasmettono? O ancora meglio, se al contrario vi collegate dall'Italia a un IP svizzero, potete guardare in streaming le prossime gare di Formula 1 e MotoGP totalmente gratis dalla RSI, la televisione svizzera. Cliccate il link che vi lascio qui sotto in descrizione per vedere il prezzo scontato grazie alla mia collaborazione. Con il Black Friday ci sono anche 4 mesi gratis e se non vi piace o non rimanete soddisfatti avete 30 giorni per disdire. Così potete provare il servizio senza nessun impegno economico. Ringrazio NordVPN e chi clicca il link qui sotto per supportare il mio canale. Grazie! 7:15 di mattina, Tommy ha deciso di non fare colazione, ma di dormire un quarto d'ora in più. Colazione quindi solo su letto. E adesso andiamo a svegliare il pilota. La preparazione del pilota scalda il polso. Buongiorno. Lo stai guardando? Le classifiche dell'anno scorso. Voglio vedere che passo gara hanno tenuto. Giorno di gara. Pilota silenzioso questa mattina. Guarda che roba. L'alba ad Aragon. Pronti per la gara. Quali sono le sensazioni di questa mattina? Come al solito in ogni pre-gara c'è ansietta, pressione, preoccupazione, carica. Il tuo primo pensiero qual è? Per la piega che ha preso la stagione è passare indenni i primi due giri. Welcome to Motorland. Quindi tra un'ora warm up? No, tra 45 minuti. Cosa devi fare nel warm up? Hai tempo di fare tipo 5 giri di riscaldamento. La condizione è talmente diversa da quando poi corriamo che se la moto funziona adesso sicuramente non funziona dopo. In preparazione. Pronti per il warm up. Si entra. Le moto sono già fuori. Loro due sono i due meccanici di Tommy, telemetrista e Max Morlacchi, Massimiliano Morlacchi Racing. Il team manager. Il team manager di tutto questo cos'è che fa? In tutto questo? Generalmente nel weekend di gara cerca di partecipare alle decisioni di gruppo sulle scelte tecniche o meno. Tiene pubbliche relazioni, intrattiene gli sponsor. Le parti più belle quando si firmano anche dei contratti di cifre importanti nell'ufficio del camion. Fa tutto quello che è il contorno e serve per tenere unita tutto il gruppo. Cos'è che fa? Analisi dati, si occupa di tutta la parte elettronica della moto, strategie di controllo motore. Quali parametri setti? Tipo il freno motore? Anticipo, iniezione, tutte le strategie relative alla cambiata, alla partenza, da quali parametri? Cosa digito? Freddo. Hai controllato che funzionasse tutto? Ieri abbiamo cambiato il motore, quindi sono a controllare che stesse tutto insieme. La moto mota. La moto mota. Grandi perle. Da ieri che ho paura che qualcuno mi venga addosso. Ho moltissima ansia e paura. Sei in ansia? Sì, ma non lo mettere questo, cioè. 15 minuti l'ingresso pista. Senza parole. Sei teso? No, che devo cagare, non sono andato. Ormai è troppo tardi. Ti dovevi fare una cosa tre ore per la gara. Una. Una. Anche questi sono problemi, eh. Qual è l'obiettivo della gara, Tommy? Essere bello stare agganciato a quelli che fanno 53 alto. Bisogna vedere anche quanta gente resterà agganciata a me. Ma appunto, visto il trend di quest'anno, sarebbe un successo finirla. Visto che mi hanno cannonato 6 volte. Per te un successo quale potrebbe essere? Onestamente, è riuscire a fare una bella gara, agganciato al gruppo del podio e poi giocarmela. Obiettivo è vincere, ovvio. Ma un
un target sensato potrebbe essere la quarta posizione. Dimmi mi ha detto che se vado a podio devo dire a domenica. Per pochi questa. Banchetti pronti per entrare in griglia. Queste qui sono due gomme di backup nel caso dovessero essere necessarie. Computer degli elettronici, strumenti di base e un generatore per alimentare le termocoperte. Ora i piloti stanno partendo per il formation lap. Fanno un giro e poi si dispongono nella griglia. Questa qui è la settima posizione di Tommy. Telemetristi e meccanici all'opera. È arrivato Tommy, se li mettono su le termocoperte. Chi l'avrebbe mai detto che sarei finito a fare l'ombrellino? Gli ultimi controlli del telemetrista. 5 minuti alla partenza. Televisione per Tommy. Yeah, we must not forget, back in Portimao he finished a... Devi pensare che ci sia una f*** dentro lì. Una f***a, 3 mesi. Buona gara. Grazie. Ci hanno appena fatto uscire dalla pista. Il formation lap. È l'ora della partenza. Then they go out and we are underway here at Motorland d'Aragon and it's a good start from Lucas Tulevic. Incazzato nero. No, cos'è che hai sbagliato la partenza? Sì, io non è che sono proprio un partitore. E poi comunque io quest'anno sono stato tirato giù un sacco di volte. Tutte nelle prime fasi di gara tranne una volta dall'ultimo giro. Quindi hai un po' un'ombra dietro. E in realtà è che io i primi 2-3 giri mi sono vissuti no male. Di più perché dopo l'ennesima volta che mi centrano quest'anno i primi 3 giri sono sempre lì pronto che... Non è che l'aspetto, per carità, ovvio. Infatti la prima curva sono stato iper protettivo e guardingo. Uno entrava di qua, uno entrava... Cioè di solito sono io che faccio matto. E invece dopo 1000 volte che mi centrano quest'anno non riesco più a tuffare. Alla non me ne frega un cazzo dentro la prima curva. Tra gara 1 e gara 2 Tommy pranzerà con una barretta e io alla faccia sua pollo, fideuà e patate. Solo che sono già finite perché stavo per morire di fame. Nel dubbio ho fatto il bis. A questo punto un paio d'ore prima di gara 2 Tommy viene assalito da un malessere fisico dato da forte nausea e vertigini che non gli permettono di correre. Pensate che tutt'oggi è ancora in corso di analisi. Magari vi aggiornerà lui personalmente nei suoi social. Le immagini che ho registrato naturalmente non sono adatte per YouTube e purtroppo il weekend finisce qui. Mi è piaciuto veramente molto vivere in prima persona una competizione di questo calibro. È assurdo vedere quanti fattori girano intorno al pilota rispetto a quel che vedo di solito tramite la TV. Solo in questo video abbiamo visto come può diventare un problema il tempo meteorologico, la temperatura, le gomme, quali e quanto usarle, l'elettronica e la meccanica, quindi il setting della moto, il cibo, la dieta, il fantasma dei tempi sul giro passati e poi come sempre stress, ansia e tutte quante le varie pressioni, senza contare le spinte fisiologiche. Fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate voi, se ne eravate a conoscenza o meno, e anche se vi è piaciuta questa tipologia di video, mi fa sempre piacere e leggo tutti i commenti. Ringrazio Max Morlacchi Racing e Tommy per l'esperienza, NordVPN come sempre per il supporto e voi per la visione. Andate in pace, un saluto e ciao!